Nel settembre del 44, nei pressi di Sarzana, c'è un incontro tra un comandante partigiano che comanda la brigata garibaldina Ugo Buccini e un tedesco molto influente nella zona della Marina, Rudolf Jacobs, che è arrivato lì con il suo attendente per consegnarsi ai partigiani e per combattere con loro. Questo non è affatto un caso isolato, la storia di Jacobs sarà una sorta di mito nella memoria locale perché morirà poi eroicamente in un assalto alla caserma delle Brigate Nere fasciste da lui organizzato. Ma non è appunto l'unico. Solo sulla penisola italiana sono svariate centinaia, probabilmente oltre un migliaio, i casi come quello di Jacobs e del suo attendente, spesso finiti tragicamente, e se allarghiamo lo sguardo su tutta l'Europa occupata, troviamo ancora migliaia e migliaia di storie così. Questo è letteralmente un piccolo esercito che può venire alla luce faticosamente perché di molte persone abbiamo solo un nome, un soprannome, un nome di battaglia e poco altro, ma che credo sia fondamentale raccontare perché queste persone hanno saputo vedere nitidamente l'Europa che sarebbe sorta dalle macerie della guerra, che sarebbe sorta dall'epoca buia dei fascismi e nella quale per fortuna adesso viviamo noi.